Scriveteci per segnalarci eventi, appuntamenti, incontri. Potete anche mandarci un SMS, un WhatsApp al 328 87 57 845. E io intanto ho cambiato ospite qua all'interno della puntata di oggi, ricca, ve l'avevo detto che era ricca di ospiti, e do il benvenuto, il bentornato, appuntamento mensile consueto insieme a Samuele Revel, coordinatore dell'Eco delle Valli Valdesi, mensile gratuito in distribuzione proprio in questi giorni nel Pinerolese e nelle valli per il numero di marzo. Ciao Samuele, bentornato. Buongiorno a tutti e a tutti. Noi non andiamo a Porto Rico, non andiamo lontano col mensile. Rimaniamo nel Pinerolese, ma va bene anche così. Intanto lo facciamo anche vedere a chi ci sta guardando sul canale 87 del Digitale Terrestre. Questo è il numero di marzo dell'Eco delle Valli Valdesi, dedicato alla viabilità locale. Chi ci sta ascoltando in radio può andare sul sito riforma.it e se lo può scaricare gratuitamente. Quindi magari mentre chiacchieriamo sfogli insieme a noi le pagine che sono pubblicate. Sì, ci sono anche un po' di curiosità magari su alcune cose, sul traffico è un argomento che ci tocca, almeno chi guida, almeno nel mare siamo sempre un po' toccati dalla questione. E appunto la viabilità è la protagonista di questo approfondimento. Il titolo dice viabilità locale, tunnel chiusi e treni fermi, è un po' una provocazione, nel senso non è tutto così, però diciamo che sul nostro territorio abbiamo queste due grandi problematiche. Sì. La prima è la galleria di porte, di cui facciamo un po' le due gallerie di porte di cui facciamo un po' la storia, che sono chiuse al traffico da un anno, più di un anno ormai, per dei problemi abbastanza seri. Non è la normale manutenzione che si fa di solito, ma qualcosa di più profondo. Sì, seri anche per il fatto che sono arrivati dopo pochissimo tempo che erano stati realizzati questi tunnel, quindi sono piuttosto giovani, ecco, come infrastrutture. Sono opere olimpiche che già oggi, dopo appunto una quindicina d'anni, presentano il conto. Non dovrebbe essere così. Purtroppo sappiamo che molte opere olimpiche hanno molti problemi, come paraghi di Repelice, eccetera, eccetera, per lavori fatti forse un po' in fretta. Ecco. Sì, a volte poco controllati anche. E poi tutta la questione della viabilità in Valpellice con il treno, che ormai anche qua parliamo di 11-12 anni di sospensione al momento della linea. In realtà l'hanno smantellata per una buona parte, per metà, fino a Torre Pellice e Bricherasio, quindi una sua riattivazione prevede comunque tempi lunghi. E c'è stato un convegno a Torino, sì, in cui si è parlato anche delle altre possibilità di trasporto pubblico per la Valpellice, quindi c'è anche un articolo che racconta un po' di questo. Quindi il focus sulla mobilità, la viabilità, interessante anche poi andare a vedere le alternative, no? Magari appunto al trasporto in auto singolo, per privati, c'è anche una possibilità di valutare, cosa che però a volte è un po' troppo dispendiosa a livello proprio economico, la possibilità di valutare delle condivisioni, ad esempio il car sharing, piuttosto che altre mobilità condivise. Ecco, si fa un po' un'analisi a 360 gradi. Sì, diciamo che, scusami se ti interrompo, certo, sul car sharing, eccetera, forse sulle città dove c'è anche un numero maggiore di possibilità. Noi qui siamo comunque su un territorio vasto e periferico. E quindi anche come tempi, incastrare tutto non è semplice. Non è semplice. E poi di cos'altro si parla in questo numero? Ma se posso ancora aggiungere una cosa, certo, sui trasporti, c'è questa infografica che racconta un po' dei passaggi. La città metropolitana di Torino ha un servizio abbastanza funzionante, diciamo, che raccoglie i passaggi di auto in giro per la città metropolitana, per il territorio che una volta era la provincia. E quindi ad esempio nella zona di Bibiana, diciamo al ponte, in realtà è Bricherasio il comune, esatto, è Bricherasio, è un po' a monte del ponte di Bibiana per chi conosce la zona, al giorno 13.000 auto passano verso la Valpellice, che sono numeri secondo me incredibili come traffico. Sì, sono molto alti. E ci sono anche altre zone in cui ci sono dei rilevatori di passaggi di auto. Sì. Si parla poi nel numero di marzo, appunto, del mensile Free Press, anche di vocazione pastorale, perché abbiamo due pastori che potrebbero essere consacrati, o glielo auguriamo, ovviamente, sì, dovrebbero essere consacrati nel 2024, quindi non nel sinodo di quest'anno, del prossimo agosto, ma in quello successivo. Stanno facendo il loro anno in servizio in due comunità delle Valli Valdesi, una è San Secondo e l'altra è Angrogna. Sì, e hanno una storia, diciamo, nuova, possiamo dire nuova per le nostre chiese, che siamo stati
così la normalità era avere pastori italiani da tutte le regioni, perché poi appunto il bello e l'arricchente è anche quello, oppure dall'estero, soprattutto direi Svizzera, Germania. Questi due ragazzi, perché sono ancora molto giovani, sono pastori trentenni che arrivano da due zone da cui penso non siano mai arrivati, quantomeno qui alle Valli Valdesi, dei pastori, cioè dall'Albania, se non sbaglio, sì, con Malik, e dalla Sierra Leone con Cassim. E quindi secondo me è anche interessante capire quello che riusciranno a portare loro, delle sensibilità, dei punti di vista su molti aspetti diversi a cui non eravamo magari abituati, e quindi sicuramente sarà arricchente. Assolutamente, una bella novità, una bella sfida. Si prosegue poi, ovviamente ci sono le consuete pagine dedicate alla cultura, gli approfondimenti sullo sport, e in particolare lo sport è molto particolare questo mese, perché rappresenta una realtà che forse è un po' scomodo ogni tanto, di cui è un po' scomodo parlare, ma che purtroppo è molto presente, ovvero l'altra faccia della medaglia sportiva, cioè non i giocatori, non i ragazzi, i ragazzini, gli atleti che giocano magari a calcio, a pallavolo, qualsiasi altro sport, ma i genitori. I genitori ultras che quasi non danno, diciamo, il buon esempio. Sì, appunto, non sempre l'ultras dà un cattivo esempio, in questo caso lo usiamo come parola appunto quasi denigratoria, ma insomma succede purtroppo a bordo campo, a bordo pista, quello che è, di avere degli atteggiamenti veramente al di sopra delle righe da parte dei genitori, che poi vanno purtroppo anche a creare dei problemi anche verso i loro figli, che poi probabilmente si sentono sotto pressione, che già l'attività sportiva di per sé comunque ti dà un po' di, certo, emozioni, dovresti vivere in modo molto tranquillo, invece spesso, e qui raccontiamo appunto di un'esperienza del San Secondo Calcio, che c'è una specie di codice etico, cercano di contenere questi eccessi dei genitori, e pare che funzioni, ecco. Non so se vuoi ancora citare qualche aspetto del mensile, ma forse il libro, perché cade in un periodo, l'8 marzo abbiamo anche una serie di appuntamenti nell'ultima pagina, quella classica, la faccio vedere un attimo, degli appuntamenti, ce ne sono alcuni. Poi Pinerolo quest'anno ha molti eventi, molte, sì, iniziative. E poi questo libro, Libertà in vendita, Il corpo fra scelta e mercato, di Valentina Pazzè, che racconta un po' di, diciamo, di tutte queste cose, che l'ha recensito Sara Turn, e quindi l'invito è a leggere la recensione, magari anche il libro. Esatto, e noi rivolgiamo anche un appello: se qualcuno avesse qualche libro magari che ha letto, che ha scritto, perché no, nella zona del Pinerolese, delle valli, può magari proporre questa lettura, questa recensione anche al mensile, sarà valutata molto molto attentamente, quindi insomma non abbiate timore, ecco, di dialogare con la redazione di Riforma o di Radio Bequit per magari proporre degli spunti, degli approfondimenti che vorreste leggere, di cui vorreste magari qualche informazione in più sul mensile. Che dire, noi ci risentiremo ad aprile per il numero, sì, di aprile. Ricordiamo che si può trovare gratuitamente appunto in tantissimi esercizi commerciali e non del Pinerolese, e poi sul sito riforma.it. Su riforma.it si può trovare tutto l'archivio, esatto, anche le puntate precedenti. Se avete curiosità, ed è gratuito, sia la versione cartacea, che trovate dappertutto. Se non lo trovate, scriveteci che cercheremo di portarlo dove non l'avete trovato, ecco, diciamo così. E poi appunto sul sito si trova, è sempre gratuito. Grazie Samuele per essere stato con noi, alla prossima puntata, alla prossima edizione, diciamo il numero di aprile, per ora godiamoci quello di marzo 2023, sul tema, il focus della viabilità, della mobilità pubblica. Ciao. Grazie a voi, ciao.